Buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Morisi per questo ampio inquadramento che mi permette di partire subito nel merito dei problemi, tenendo conto dell'invito molto importante che ha fatto a tutti noi, ma in particolare all'assessore Bulli, quando diceva, e sarà uno dei temi del mio intervento, che abbiamo una separazione ancora forte tra episodi di processi partecipativi e trasformazione della macchina amministrativa, che è un problema nodale, perché noi abbiamo una macchina amministrativa forse organizzata sulla prima casella dello schema Morisi e che ha stratificato nel tempo, soprattutto nelle regioni dove il governo si è esercitato con maggiore continuità, ha stratificato dei modi di azione, delle relazioni, chiamiamole anche connivenze, relazioni settoriali sul territorio, interessi, che mal si adattano ad essere interrotti da pratiche che mettono in discussione queste gerarchie territoriali. Quindi il problema non è da poco, è tecnico, ma è nel contempo anche politico-amministrativo, è tutto insieme. Dunque, io cercherò un po' per slogan, mi scuso, ma di affrontare il tema che mi è stato dato, cioè partecipazione e governo del territorio, dicendo alcune cose, non tutte, sulla partecipazione e sul governo del territorio, cercando di metterle in relazione. Sulla partecipazione, la prima annotazione è che Bulli diceva che la partecipazione migliora la decisione. Sarebbe bello fosse così. Secondo me la partecipazione, se riesce a incrociare realmente gli interessi degli abitanti, non dei gruppi di interesse, ma degli abitanti, sottolineo, nell'idea di abitare la terra, di abitare i luoghi, in un'idea non solo del risiedere, ma dell'esistere nel mondo, se riguarda gli interessi di questi abitanti, essi sono interessi inevitabilmente legati al benessere, alla qualità della vita, cioè a interessi relativi alla a quello che la Convenzione europea del paesaggio chiama mondi di vita, cioè luoghi e problemi della vita. Purtroppo nella nostra situazione politica globale questi interessi sovente non sono migliorativi delle logiche con cui la decisione pubblica viene presa, perché la decisione pubblica viene presa per altri obiettivi, non per quelli del miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che abitano. Questo è un problema grosso, cioè abbiamo un allontanamento dei sistemi decisionali, ma che riguardano questioni molto materiali, l'acqua, il cibo, l'energia, in sedi multi extra nazionali globali, che allontanano le logiche economiche della produzione di questi beni dalla vita quotidiana in modo vertiginoso, cioè li trasformano in merci, da beni comuni in merci, e quindi lontani dagli interessi della qualità della vita delle popolazioni. Questo è un dato incontrovertibile, purtroppo. Si riflette purtroppo in quel conflitto permanente tra comitati territoriali, processi partecipativi e decisione pubblica, che è un tema che nel governo del territorio dobbiamo assolutamente affrontare. Quindi sì, la partecipazione come miglioramento, ma teniamo conto che sovente i problemi posti dai processi partecipativi e dalla cittadinanza attiva sono processi antagonisti alla decisione, alla forma della decisione e agli obiettivi della decisione. Lo vediamo in Toscana, ad esempio, su tutte le vertenze aperte da più di 150 comitati che si occupano di tantissime cose, in cui in quasi tutti i casi c'è un conflitto aperto tra gli interessi
espressi dalla cittadinanza attiva e la decisione pubblica amministrativa. Perché? Perché sovente, questo aprirebbe un discorso troppo lungo che non sono nemmeno legittimato io a fare come urbanista, ma che riguarda il fatto del dominio ormai crescente della decisione economica sulla decisione amministrativa. In breve, il sindaco conta sempre meno nella decisione sulle grandi scelte, siccome andiamo anche a problemi di dibattito pubblico su grandi tematiche. In quelle grandi scelte l'amministrazione locale, cioè chi è a contatto con i cittadini e con la partecipazione, è fortemente dipendente da sistemi decisionali economici, vedasi la vicenda del sottoattraversamento di Firenze, tanto per non fare esempi, dove appare chiaramente che il sistema che decide non è l'amministratore locale che può interagire con i cittadini, ma sono potentati economici che danno ordini alla struttura politica, eccetera. Quindi questo è un problema che il povero cittadino che partecipa deve sapere, è un problema grosso che non so come si risolve ovviamente, ma questo dà la dimensione del problema politico che la partecipazione pone, che non è solo migliorativo di decisioni già prese, ma è a volte di proporre delle forme della decisione in cui la decisione cambia, deve cambiare se vuole risolvere, affrontare l'interesse della popolazione. Il secondo punto che volevo toccare è che abbiamo una partecipazione che sovente parte per problemi specifici, per vertenze specifiche o per campi di interesse specifici. Tutte le esperienze che abbiamo di partecipazione continua, continuativa, che non si ferma all'episodio ma che approfondisce il rapporto tra abitanti e luoghi, portano ad un passaggio di coscienza da parte delle popolazioni dal problema specifico per cui è nata la vertenza o il processo partecipativo ad una riconoscimento dei valori patrimoniali del territorio, dei valori culturali, dei beni culturali, cioè c'è un processo di fronte a una popolazione che è diventata di consumatori e di clienti, di ricostituzione della loro figura di abitante dei luoghi, e questo è un processo che avviene un po' in tutte le vertenze, pensate a tanti luoghi dove si parte dalla lotta contro una discarica o da un processo partecipativo sul verde, su una situazione specifica, e c'è una maturazione sia in senso di crescita di comunità, di reti di condivisione, di strutture associative, in una parola di cittadinanza attiva, quindi c'è una maturazione di una nuova cittadinanza a partire da un problema specifico che a quel punto diventa cura, diventa riscoperta di saperi tradizionali, di saperi contestuali, di conoscenze. A me capita mille volte che l'amministrazione, non so, in un comune individua 10 sorgenti e 4 posti e 4 sentieri e la popolazione attraverso processi partecipativi individua 40 sorgenti e 40 sentieri, oppure io individuo in Puglia in un paese 3 unità di paesaggio, la popolazione individua 200, ma perché? Perché c'è dentro la memoria, la cultura locale, la percezione del territorio è molto diversa da quella dell'esperto, quindi la mia opinione è che i saperi collettivi messi in atto in processi partecipativi, che sono processi anche di memorizzazione, di rimemorizzazione, di percezione dei valori patrimoniali, siano molto importanti e modificano anche la qualità della scienza, del sapere esperto in senso molto positivo. E quindi questo passaggio, che è fondamentale, avviene nella mia esperienza in tutti i processi partecipativi, dal problema settoriale a quella che io chiamo coscienza di luogo, cura del luogo e costruzione di embrioni di solidarietà, di reti, di passaggio, diciamo, dal consumatore individuale al cliente dei servizi all'abitante. Il terzo processo è sui livelli. Noi abbiamo processi partecipativi che sono partiti molto dalla, diciamo, dalla questione del quartiere, da questioni minute, ed è giusto che sia così, perché la partecipazione non si può fare in una metropoli, non si può fare
superficialmente con 50.000, 100.000, 1 milione di abitanti. La protezione, come tutti sapete, avviene per piccoli gruppi, se è laboratorio, se è metodologie che comportano una partecipazione attiva della popolazione e non assemblee o semplici comunicazioni serali o feste estemporanee, eccetera, eccetera. Quindi questo non insisto sulle tecniche, sulle modalità, ma sappiamo che è così. Ora, il problema è che l'abitare oggi non è un abitare di quartiere. Oggi abbiamo le reti telematiche, cioè una piazza telematica globale che rende elastico il rapporto tra luogo e mondo. Abbiamo un modo di abitare che è comunque, anche dal punto di vista spaziale, complesso. Non si abita più solo in un luogo, ma si abita perlomeno in una regione, in una microregione, per ragioni di lavoro, di studio, di svago, eccetera. Quindi è un abitare che tiene conto di una complessità di luoghi. Questa è una condizione ormai normale, non solo nelle cosiddette aree metropolitane, ma chiunque viva, e sono la maggioranza della popolazione italiana, in piccole e medie città, in reti di città che col loro territorio hanno relazioni molto complesse. Quindi questo altro ragionamento è sui livelli, cioè siamo in grado di elaborare tecniche, forme di partecipazione che tengano conto di questo stile, di queste nuove forme dell'abitare. Questo è un punto interrogativo, perché noi abbiamo esperienze che sono puntiformi ancora, no? Sul singolo sul parco, su questo, su quell'altro, sulla singola situazione, e dovremmo sforzarci ovviamente di concepire il fatto che l'abitante, insomma, il luogo per l'abitante non è divisibile, è uno indivisibile, è un approccio diverso quello dell'abitante da quello non è divisibile per settori come l'amministrazione, e non è divisibile nemmeno per dimensione, perché questa dimensione è un problema complesso, e quindi credo che questo problema vada affrontato, di questa pluralità di livelli con cui penso, per esempio, all'esperienza dei contratti di fiume che io seguo da molto tempo. Sta aprendosi quella dell'Arno qui in Toscana, a dicembre ci sarà l'ottava tavolo nazionale dei contratti di fiume, per chi di voi è interessato, proprio qui a Firenze, in occasione dell'apertura del progetto di contratto di fiume dell'Arno. Ecco, per esempio, in quella situazione questo problema viene fuori chiaro, cioè la consapevolezza e il lavoro degli abitanti alla riappropriazione dei fiumi è un lavoro molto minuto, che riguarda dove uno si affaccia, dove c'è la casa, dove ci sono i campi, dove c'è la riviera, che una volta praticava per andare a nuotare in barca, adesso non pratica più, ma questa riappropriazione del luogo, sistema fluviale, è complessa, perché poi il fiume, l'Arno, parte dalle sorgenti, arriva a Pisa, con una pluralità di città, di situazioni, di complessità, di comunità, di stili di vita, eccetera. Però piano piano cresce, attraverso i contratti di fiume, anche una consapevolezza di essere parte di una comunità di valle, e quindi questo continuo interscambio tra gli obiettivi locali e gli obiettivi globali, penso a quelli della percorribilità del fiume o quelli della salvaguardia idrogeologica, che sono globali, che riguardano chi sta a monte rispetto a chi sta a valle del fiume, non può essere isolato, ovviamente sono molto importanti. Quindi ecco, fini della partecipazione, settori e livelli mi sembrano tre problemi che sono molto importanti e che hanno delle grosse influenze sul tema del governo, poi del governo del territorio. Qui vorrei appunto affrontare rapidamente la seconda parola, cioè governo del territorio. Qui appunto abbiamo due grandi ordini di problemi da affrontare rispetto a queste cose che ho detto, cioè come si pone al ruolo che viene ad assumere la partecipazione rispetto al governo del territorio. Un primo l'ha già enunciato Morisi molto chiaramente, lo enuncio solo, cioè la necessità di evoluzione della struttura amministrativa per accogliere questi tre livelli dell'azione di partecipazione, cioè i fini, cioè rispondere ai fini che sovente sono diversi da quelli precostituiti dalle decisioni esogene,
I settori, cioè andare sempre più verso una capacità di integrazione dei processi partecipativi e quindi della macchina amministrativa in termini intersettoriali, e il terzo quello dei livelli, cioè riuscire a gestire processi che si riferiscono a più livelli d'azione dell'amministrazione, quindi dal comune all'ente intermedio, alla regione, eccetera. E quindi questo influisce molto. Il tema che volevo solo, quindi questi tre sono i problemi secondo me, però quello che io volevo, richiamare in questa seconda breve parte del mio intervento è la necessità di passare da strutture di governo verticali, cioè settoriali e con ognuna con la sua appendice territoriale, sia a livello regionale che comunale, che vuol dire appendice di uomini, di donne, di persone, di relazioni economiche, di relazioni di voti, eccetera. Cioè questa struttura, questa macchina così, che impedisce alla base qualunque comunicazione di base, perché la piramide è dal vertice che si muove in questo senso e alla base non sono comunicabili, e invece la necessità di un governo intersettoriale delle politiche territoriali. Forse tutto ciò ci sarà favorito, speriamo, dalle prime esperienze di applicazione dei piani paesaggistici secondo il codice dei beni culturali del paesaggio, di cui abbiamo ancora solo i testi ma non ancora le applicazioni, perché il primo adottato piano è stato quello delle coste della Sardegna qualche anno fa, in una regione a statuto speciale, il primo poi reale, quello concordato col Ministero, è quello della Puglia, adottato in agosto, e quello in costruzione in Toscana, che speriamo presto, ma insomma abbiamo poche esperienze ancora di questo, dove però il piano paesaggistico secondo il codice è un piano che è sovraordinato, cogente, sia per i piani di settore che per i piani sottordinati urbanistici, e quindi dovrebbe in qualche modo favorire questa correlazione tra settori. In questo ci aiuta, però dovrei brevemente citare alcune cose, ci aiutano alcuni cambiamenti nelle discipline, nelle pratiche anche di alcuni ambienti, delle discipline territoriali, che mi sembrano rilevanti per vedere come questo cambiamento in qualche modo sia in atto, cioè dalle politiche di settore alle politiche integrate. È chiaro che c'è stata, ad esempio, un'evoluzione delle problematiche della pianificazione dall'urbanistica, cosiddetta, prima si chiamavano piani territoriali, piani urbanistici territoriali, quelli soprattutto quelli sovracomunali, ora si chiama governo del territorio, che già di per sé il governo del territorio richiama integrazioni multisettoriali di piani politici, politiche, strumenti di governance e di partecipazione, di sussidiarietà e multiscalarità, cioè è implicito nel concetto di governo. Poi non è così, non è sempre così, perché se un progetto di piano di governo del territorio, tipo regionale, prendiamo il piano regionale, il piano di indirizzo, è fatto dall'assetto, da un settore della regione e non dalla giunta, gli altri settori non lo riconoscono, e quindi facciamo un piano di governo del territorio che è un piano che vale solo per l'urbanistica, e quindi ricadiamo, questo è successo per esempio, bisogna dire, per la legge 1 nostra, che si chiamava, in tutte le regioni quasi ormai si chiamano piani di governo del territorio, dopodiché sono promossi e gestiti da un settore, che è quello del territorio specifico, dell'urbanistica, anziché essere combinati, prodotti anticipatamente e poi gestiti in solido da tutti i settori dell'amministrazione che in qualche modo hanno a che fare col territorio. Parlo quindi non solo dei trasporti, ma dell'agricoltura, del commercio, eccetera, eccetera, dell'ambiente ovviamente, cioè di tutti quei settori che in qualche modo, dall'energia, dai problemi energetici, dalle costruzioni di strade, cioè, insomma da tutti quei settori che in qualche modo producono territorio, producono, distruggono, adesso la dizione può essere vista da diversi punti di vista. Quindi già in queste edizioni abbiamo avuto, come dire, una volontà di andare in questa direzione, cioè di quindi integrare politiche in una unicità.
Ma non solo in questo, molti progetti urbani, cioè più specificamente sulla città, rifocalizzano l'attenzione delle politiche espansive con forte consumo di suolo agricolo e modelli di urbanizzazione diffusiva verso politiche e progetti di rigenerazione e recupero dell'urbanità, il riuso e il riciclaggio di aree edifici dismessi, riqualificazione dei rapporti città-campagna, quindi attribuendo già tutto un diverso rapporto tra settore della produzione della città e agricoltura, che era completamente interrotto. Vi ricordo che fino a qualche anno fa si diceva gli urbanisti si occupino dello spazio costruito, degli spazi aperti se ne occupano i piani di miglioramento aziendale, cioè gli agronomi, separati, nessuno metteva il naso reciproco. Oggi, da qualche anno, si comincia a metterci il naso reciprocamente, cioè a vedere l'agricoltura come produzione di beni e servizi ecosistemici per la città e la città a sua volta creare mercati locali e ricostituire un rapporto col suo territorio. Quindi stanno cambiando alcune cose nella direzione dell'integrazione delle politiche tra spazi costruiti e spazi aperti. Dall'altra parte, molti interventi agroforestali vanno superando l'orizzonte settoriale dei programmi di ottimizzazione dell'economia aziendale, rivolgendosi alla pianificazione integrata, praticando pratiche multisettoriali, obiettivi multisettoriali, in questo favorite anche dall'evoluzione della PAC, che sui temi del paesaggio, della qualità ambientale, del ruolo dei paesaggi storici, dai temi dell'alimentazione, eccetera, eccetera, comincia a permettere dei finanziamenti che vanno verso la direzione di trasformare le politiche sugli spazi aperti, che sono spazi agroforestali prevalentemente, in politiche in pianificazione territoriale, non in piani di settore. Quindi anche qui abbiamo un grosso sforzo in molti ambienti di avvicinarsi a quel concetto di integrazione delle politiche a un fine complessivo. Così gli approcci relativi al patrimonio ambientale e culturale, cioè abbiamo una crescente evoluzione da politiche di conservazione di aree protette naturali, parchi e biotopi e culturali, beni culturali e centri storici, che erano caratterizzate da un concetto, da una parte dalla separazione fra natura e cultura e dall'altra nella separazione fra tutela e sviluppo, cioè ho delle aree che preservo dalle leggi dello sviluppo, che raggiungono in Europa circa il 18%, ma la maggioranza, cioè l'82%, segue altre regole che sono quelle dell'economia. E quindi ho diritto di distruggere patrimonio nell'82% e a compensazione nelle altre. È come un po' quando si fa una superstrada, un'autostrada, una grossa infrastruttura, poi si fa la compensazione, si chiama nella piana scoccianti, che ci mette un po' di occhette. No, adesso non voglio dispreciare il lavoro lì, ma no, siamo a fare un lavoro egregio, però per dire che quella è un po' la concezione, per cui lui è contento che facciamo più autostrade e gli danno più anitre e più larghetti. Insomma, è una perversione di questo tipo qui. Quindi stiamo passando anche qui ad approcci di una concezione patrimoniale integrata dell'ambiente, quindi reti ecoterritoriali e del territorio, concetti di bioregione, di paesaggio che riguarda tutto il territorio regionale, eccetera. D'altra parte questi passaggi erano già annunciati dall'Associazione Nazionale Centri Storici, la quale dal luglio 60, che aveva fatto l'importante passaggio dai beni culturali puntiformi al centro storico, alla città storica, nel 90 lancia la parola d'ordine dal centro storico al territorio storico, constatando che l'Europa è tutto territorio storico e quindi rompendo questa dicotomia per cui noi dobbiamo oggi occuparci in modo integrale della qualità dell'intero territorio regionale, non accantonare alcune bellezze naturali, alcuni monumenti per i turisti e per il resto possiamo distruggere. In questo percorso anche le discipline archeologiche stanno facendo passi da gigante, cioè parlando di archeologia globale, leggi territoriali, cioè passando dal singolo sito allo studio e all'analisi del contesto territoriale, quindi gli ecomusei, tutto un percorso di mobilitazione e interpretazione multidisciplinare e multifattoriale che mettono insieme storici, archeologi, botanici, ecologi, eccetera, per studiare tutto il territorio come territorio storico nei suoi valori patrimoniali, nelle sue qualità.
Potrei continuare a lungo, ma non credo di avere più tempo. Comunque anche le problematiche energetiche hanno cominciato a passare dalle problematiche di settore a problematiche relative a mix energetici locali di energie rinnovabili, quindi a collegare di più il problema energetico alla qualità ambientale e territoriale. Così le discipline idrogeologiche, passaggio molto importante, in molte esperienze hanno spostato l'attenzione dal progettuale, dai piani settoriali impiantistici di mitigazione del rischio idraulico, molto drammatici poi per la qualità ecologica dei fiumi, per la fruizione, eccetera, verso piani integrati di bacino che mobilitano relazioni intersettoriali. Se vedete il programma dell'autorità di bacino del Po, è straordinario quali sono la quantità di obiettivi che vanno dalla navigazione alla fruizione, alla qualità ecologica, rispetto a cui si ridimensionano anche le tecniche ingegneristiche di trattamento del territorio dei fiumi. Cioè, potrei continuare così, ma per darvi un minimo di spaccato, che alcuni avanzamenti culturali nelle diverse discipline e scienze che si occupano del territorio ci sono, alcuni esperimenti anche istituzionali, ho citato autorità di bacino, potrei citare comuni, regioni, la stessa regione toscana, cioè esperienze ci sono, ma siamo ancora lontani dal produrre una cultura della pianificazione integrata, intersettoriale, multisettoriale, che si avvicini a quelle idee di partecipazione che dicevo all'inizio, che richiedono appunto che i problemi siano trattati in funzione di molti livelli di finalità sociali e di intersettorialità delle problematiche, così come emerge dai processi partecipativi. Quindi, per concludere, questo incontro fondamentale tra processi partecipativi strutturati, che devono diventare sempre più continui e devono diventare forma della decisione pubblica, della cultura dell'amministrazione pubblica, vedo di mezzo tutti questi passaggi che, se non si cominciano con sperimentazioni, non credo di colpo si possa trasformare una pubblica amministrazione che funziona per settori in una struttura orizzontale che funziona per progetti integrati. Però se non poniamo con forza questo problema, i nostri processi partecipativi rischiano di rimanere episodici e non arrivare a quell'obiettivo che Morisi ci poneva in modo così chiaramente chiaro. Grazie. Grazie Alberto. Solo un attimo, scusami, intanto bisogna che utilizziamo questa giornata anche per ragionare un minimo. Ti chiedo solo una, ascoltandoti con molta attenzione, una domanda mi insorge, se puoi rispondere in breve, se no poi avremo molte altre occasioni anche con i nostri studenti. Voi studiosi del rapporto intrinseco fra nuovo governo del territorio e processi partecipativi, evidenziate molto spesso il ruolo che ha la conoscenza contestuale e comunque basata sulla sensibilità e la cultura comunitaria, la memoria comunitaria. Ora, questo però non è in contraddizione, da un punto di vista empirico, non logico, da un punto di vista puramente empirico, con questa grande pluralità del nostro risiedere, del nostro abitare, lo stare in più luoghi, come dicevi tu, da un lato. E dall'altro, qui c'è tutto un filone di sociologia, anche di sociologia urbana molto interessante, sulla difficile afferrabilità della nozione di comunità a fronte dei grandi mutamenti che riguardano la composizione, direi proprio demografica, oltre che generazionale, oltre che sociale, delle popolazioni di determinati luoghi. Sì, è un tema che richiede un convegno, quindi no. non sono in grado. No, tema gigantesco. Quello che è chiaro è che siamo tutti d'accordo che ci troviamo di fronte ad una composizione sociale, etnica, culturale dei nostri territori, non solo delle aree metropolitane, che sono un evento minoritario nella composizione delle città italiane, che sono piccole e medie, sono più di 5.700 circa i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, cioè quelli che vogliono abolire, che qualcuno al governo vuole abolire. Senza processo partecipativo e che vorrebbe dire praticamente eliminare i comuni in Italia, insomma, grosso modo.
su 9.000 sono quasi 6.000, quelli sotto 5.000, sono quelli sotto i 5.000 abitanti, quindi questa è la nostra fotografia. Ma volevo dire, anche qui avvengono immigrazioni, anzi nelle campagne ormai la forza lavoro immigrata è dominante, anche nelle più sperdute valli alpine, appenniniche. Quindi diciamo che questo processo è pervasivo di composizione sociale, etnica, culturale, eccetera. Pensiamo a dove stiamo io e Molisi, cioè quando facciamo un processo partecipativo metà degli abitanti vengono da fuori e metà sono autoctoni. Io ho coniato per questo anni fa la parola di localismo vandalico, cioè per dire rapidamente a Molisi non sono... Io non faccio riferimento agli abitanti storici per pensare a processi di reidentificazione, di nuove reti solidali, di nuove formazioni che superano l'individualismo in cui siamo nelle città, nei territori. Penso a processi innovativi, cioè lo slogan è i luoghi, i territori sono di chi se ne prende cura. Sovente chi se ne prende cura sono gli immigrati che formano nuovi aggregati sociali, nuove capacità di solidarietà reciproca. Sovente sono gli stranieri che vengono in un luogo e imparano nelle langhe a fare il vino, a restaurare le case, mentre i locali importano modelli metropolitani di condominiotti, poi no, non sanno dove mettere le galline, ma questo è un altro problema perché è il quarto piano. Però volevo solo tranquillizzare, non so il problema, che noi parliamo di attraverso, è una chance la riaggregazione comunitaria e i processi di appartenenza nuova ai luoghi delle persone, che riguarda proprio questa complessità e questi molti livelli dell'abitare. Quindi non riguarda, cioè ogni tanto... La parola comunità è evidente che è un po' ambigua, è difficile perché ci richiama ovviamente la comunità storica, il sangue terra nelle visioni più truci, cioè il localismo resistente, il localismo che resiste nelle montagne alla globalizzazione, alla modernizzazione, eccetera, eccetera. Tutta questa letteratura la conosciamo. Noi parliamo di nuovi processi di identificazione, di creazione di reti, di relazioni di prossimità che nascono dentro vertenze, dentro processi partecipativi, dentro lotte e che quindi riguardano quei protagonisti che non sono necessariamente gli abitanti storici, abitanti locali. Qualcuno dei miei colleghi dice di chi sono le Alpi, sono di chi se ne prende cura, è la risposta, quindi c'è già un discorso che prevede che molti degli abitanti locali non se ne prendano cura. La comunità è una comunità di responsabilità. È una comunità di responsabilità, di autoriconoscimento nel proporsi, nel progetto, è una comunità di progetto, è una chance, quindi non è un dato. Ecco, questo magari lo facciamo, ma forse è molto importante. Grazie molto. Grazie Alberto.